Allora, la conferenza stampa di oggi è stata indetta dal Consiglio di amministrazione in una fase un po' critica dell'esistenza della nuova società Farmacia Terni SRL. Quello che noi oggi vogliamo comunicare alla stampa, a tutti i cittadini, è che i risultati del 2015 di questa azienda, ex ASFM, oggi Farmacia Terni, sono risultati estremamente lusinghieri. Passiamo da un incremento di fatturato, di volume affari di 500.000 euro, con una percentuale di incremento del 4,5%, mentre a livello nazionale le farmacie sono cresciute mediamente dello 0,7%. Tutti dati estremamente importanti. Questi dati importanti si associa poi il gradimento da parte della cittadinanza. Noi abbiamo registrato nel 2015 circa 16.000 clienti in più rispetto all'anno precedente. Quindi dicevo, fatturato, numero di clienti, livello di gradimento del servizio che noi abbiamo erogato, che sono oggettivamente riscontrabili attraverso i numeri, peraltro numeri che è facile, diciamo, andare ad analizzare. Tutto questo grazie sicuramente all'impegno che ha profuso tutto il personale dell'azienda, siamo riusciti a ottenere questi tipi di risultati. Ora, quello che in questo momento, oltre al risultato e all'andamento, quello che emerge è un momento di difficoltà, diciamo così, di clamore intorno all'azienda, clamore che secondo noi è del tutto totalmente ingiustificato sulla base della assoluta, totale e dimostreremo totalmente correttezza di tutti gli atti che abbiamo compiuto, che abbiamo adempiuto. Chiaramente tutta questa storia, tutta questa vicenda mette un pochettino, diciamo, in difficoltà, soprattutto il personale dell'azienda che si sente sballottato. Ma grazie a Dio il personale dell'azienda, a prescindere, è stata fatta un'assemblea del personale totalitaria ieri sera, tutto il personale dell'azienda è assolutamente in linea con le volontà e con le strategie e con quello che l'azienda ha fatto fino ad oggi. Tanto è che al momento della conferenza stampa i nostri dipendenti hanno chiesto di partecipare per poter dire anche loro una voce, dare una voce al loro pensiero e alle loro intenzioni per il prossimo futuro. Crediamo comunque che il nostro ruolo di amministratori sia un ruolo assolutamente esclusivamente tecnico. Noi abbiamo un mandato che stiamo rispettando e credo che i risultati che abbiamo conseguito dimostrino che lo stiamo rispettando assolutamente nel modo migliore. Ci sono altre logiche alle quali noi non siamo né tenuti di analizzare né tenuti di sapere, altre logiche alle quali probabilmente la proprietà sta facendo riferimento. Sulla base di questo noi siamo, come sempre, come più volte detto, assolutamente in linea con chi ci ha dato il mandato di operare. Qualsiasi sia la volontà della proprietà, il Consiglio di amministrazione è messo qui per provare ad esaudire, se ci riesce, la volontà della proprietà.